C'erano dati Gesù e Maria. Allora ragazzi, tutto bene? Ok, il Vangelo l'abbiamo ascoltato bene? Com'era il Vangelo di oggi? Oggi il Vangelo di oggi è un po' difficile secondo voi o no? È facile. E che ci dice il Vangelo di oggi? Sentiamo un po'. Vediamo. Che è successo? Lo vogliamo ripercorrere insieme anche con i grandi? Allora, dove vanno Gesù con gli apostoli? Numero uno. Vanno su un monte basso o un monte alto? Uno come Sermoneta o un po' più alto? Che dice il Vangelo? Sto monte era alto, giusto? Vediamo un po'. Chi di voi ha mai fatto una bella camminata in salita? Io. È faticoso oppure no? Sì. Non ve lamentate quando andate in salita? Ma quando pizza, quando finisce? No? Siete dei grandi scalatori di montagne? Io quando portavo i ragazzi d'estate a fare i campi, dopo 200 metri già stavano a dire basta, Don Leonardo, non ce la faccio più, d'accordo? Voglio vedere quando andiamo con voi se fate pure voi così, giusto? Quindi è una fatica salire su un monte, o no? Siamo d'accordo? Guardate che chi dice di no, me lo piglio e lo porto sulla stessa imprevisa, eh? Poi se apre bocca, vedete questo? Vedete? È il fratello di questo, ok? Quindi siamo d'accordo che è fatica, anche i grandi sono d'accordo che è fatica? Magari poi se uno ha la passione un pochino di meno. Vediamo un po'. Quanta gente va con Gesù? In quanti vanno con lui? Tre. Mazza, bravi, adesso. In tre. In tre. Erano apostoli questi tre, giusto? Ma gli apostoli in tutto quanti sono? 12. 12. E come mai sono andati soltanto in tre? Ci avete pensato? Che dovete stare attenti perché il Vangelo ci dà tanti messaggi. Bisogna fare sempre attenzione, no? Quindi salgono su un monte con Gesù in tre. E l'altri dove stavano? Com'è che non ci stavano pure quell'altri? Adesso lo lasciamo come punto interrogativo, poi ce lo portiamo avanti, eh? Poi rispondiamo a questo punto interrogativo, però ricordatevelo. Allora, vanno su sto monte. Che succede sul monte? Anzitutto c'è un particolare. Sul monte stavano, anzitutto, prima che succedessero tante cose, guardate, no? In disparte, quindi, loro soli. Stanno da soli con Gesù. Vi faccio una domanda, però dovete rispondere nel cuore, non dovete rispondere ad alta voce, piccoli e grandi. Quante volte tu sei stato solo con Gesù, solo tu e lui, senza nessuno, a parlare solo con lui? Solitudine, questo lo tenete nel cuore, eh? Allora, vanno sul monte in tre da soli. Cominciamo a vedere. Poi che succede? La prima cosa importante che succede. Vai. Qui c'è una parola un po' particolare, che ora ve la devo spiegare un po'. Che succede a Gesù? Appare Mosè. Dopo appaiono Elia e Mosè. Ma la prima cosa che succede? Per questo che vi ho detto, insomma, avete capito bene il Vangelo, perché oggi il Vangelo è un po' difficilotto. Fu trasfigurato davanti a loro. Che significa trasfigurato, secondo voi? Chi lo sa? Hai visto che è difficile? I grandi ci capiscono bene che significa. Oggi è la domenica della trasfigurazione. La trasfigurazione, dico. E che è stata trasfigurazione? Che è successo? Fu trasfigurato. In greco è metamorfè, cioè, sapete, significa cambia di aspetto. Cioè, fa vedere a tutti qualche cosa che prima non si vedeva. E ci dà qualche particolare il Vangelo, no? Numero uno, le sue vesti divennero bianche. No, bianchissime come il sole. Poi San Marco, siccome pensa che noi, dice, ma la portate in lavatrice? No, dice, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Cioè era un bianco non umano, bianchissimo, splendente di luce. Un altro Vangelo, non Marco, ma Matteo, ci dice che anche il volto di Gesù divenne tutto pieno di luce. Secondo voi, che significa sta cosa? Che è successo? Vediamo un po', che sarà successo? Che è sta roba?
Voi pensate che Gesù faccia i giochi di prestigio così, ma oggi facciamo un giochetto così tanto per fare qualcosa? È così? Fa così Gesù? No, Gesù è intelligente, quindi se fa una cosa lo sa perché la fa. Numero uno, che cosa sta facendo e perché lo ha fatto? Cosa sta facendo vedere ai suoi 3 su 12? Chi ci arriva? Gli angeli custodi vostri oggi che fanno? Stanno in sciopero? Chi ci arriva? Vediamo un po'. Chi è che vi imbecca, che vi dà qualche suggerimento? Per dirci che è figlio di Dio. Ecco, l'angelo custode suo non sta in sciopero e lui ha le orecchie aperte. Cioè, bianco splendente di luce, che significa? Sta facendo vedere chi è veramente. Perché secondo voi, se voi fosse vissuti ai tempi di Gesù, voi sapete che Gesù è storicamente esistito, certamente, questo lo devono dire anche a scuola, d'accordo? Perché che Gesù Cristo è vissuto sulla terra è storicamente provato, ok? Anche dagli archivi delle fonti romane sanno che veramente un giudeo sotto Ponzio Pilato che si faceva chiamare Cristo è morto crocifisso, quindi che quest'uomo sia stato sulla terra non ci sono dubbi. Ok, anche gli atei lo devono riconoscere perché è un fatto storico, come che c'è stata la seconda guerra mondiale, d'accordo? Ma il problema, qual è il problema? Chi è Gesù? Un uomo come tutti o qualcos'altro? Qualcos'altro. Eppure qualcos'altro. Ma quando camminava per la Palestina, secondo voi si vedeva che era anche qualcos'altro o sembrava un uomo come tutti gli altri? Sembrava un uomo come tutti gli altri. Sembrava come me. Cioè, voi vedete a me che sono un essere umano, no? Ma Gesù apparentemente sembrava un essere umano come tutti gli altri. Se no non avrebbe fatto questa cosa. Allora, vi faccio vedere una cosa, no? Perché le cose della fede non si vedono. Io tra poco consacro l'ostia, giusto? Chi di voi ha fatto la prima comunione, che ne abbiamo un pochino parlato già? Alza un po' chi ha fatto la prima comunione, già? Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto il ritiro, prima della prima comunione. Ricordate? L'ostia che si vede prima della consacrazione è uguale a quella che si vede dopo. Si vede la stessa cosa. Ma prima della consacrazione è un pezzo di pane. Dopo la consacrazione l'ostia chi è? Che vi dico io quando ve la do? Il corpo di Gesù. Vi dico il corpo di Cristo, perché ora è diventato nostro Signore. Si vede questa cosa? La vedete? Uno può pure andarsi a fare la comunione dicendo ma... il corpo di Cristo, chi lo sa? Dice così il prete, ma bah, io vedo niente, io sento niente. Capite? Allora, voi sapete, no? Ce l'ho portato qualcuno della parrocchia quando ancora si potevano fare i pellegrinaggi qualche anno fa, che a delle volte Gesù ha fatto dei miracoli per far vedere cosa c'era sotto l'ostia. Ne avete mai sentito parlare? Sapete, se andate in un posto dell'Abruzzo che si chiama Lanciano, c'è un'ostia che è diventata carne. Carne come la nostra. Sapete quanto tempo fa? 1200 anni fa. E sotto l'ostia sono caduti 5 grumi di sangue che sono ancora visibili. Li hanno portati in laboratorio. È sangue umano come quello che scorre nelle nostre vene. Allora, che cosa ha fatto Gesù? Ha fatto vedere attraverso quel miracolo quello che c'è e che non si vede. Ok? Poi sono arrivati Mosè ed Elia, diceva lui. Chi sono Mosè ed Elia? I fuori classe dell'Antico Testamento, cioè tutto il tempo che prepara la venuta di Gesù, sta lì dicendo è lui l'atteso. Poi arriva la nube. Vi ricordate, avete fatto a catechismo un pochino di storia della salvezza? Quando è che c'era la nube nell'Antico Testamento? Ve l'hanno raccontato i catechisti la storia di Israele? Quando sono usciti dal paese d'Egitto? Quando Israele è uscito dal paese d'Egitto, Natascia dice di sì con la testa, quindi vuol dire che ve l'ha raccontata e che vi siete fatti una pennica, giusto? Chi è che accompagnava il popolo di Israele di giorno per guidarlo e per fargli vedere che era con loro? C'era Mosè che li guidava, ma sopra che c'era una nube, che era segno della presenza di Dio. Vedete che qui arriva la nube e infatti dalla nube chi è che parla? Dio Padre, e che cosa dice? Attenzione, questo è mio figlio. E quindi, orecchie aperte, ascoltatelo. Voi sapete che ascoltatelo in ebraico
è una parola forte, cioè non è semplicemente ascoltatelo come state, speriamo ad ascoltare Don Leonardo, quindi vuol dire che tu senti senza avere la testa per aria, no, no, ma l'ascolti con attenzione, perché quello che dice è importante, perché quello che dice lo devi mettere in pratica alla lettera. Allora, capite il messaggio di questa domenica? Allora, adesso facciamo la sintesi e poi chiudiamo, che se non diventiamo troppo lunghi. Numero uno, per incontrare Gesù in maniera forte, quindi per capire chi è veramente Lui, bisogna salire un monte. Quindi che significa? Bisogna fare un po' di fatica, questo è il tempo della Quaresima. Cioè, trovare tempo per Gesù. Vediamo un po', chi di voi, non me lo dite perché se no mi mandate per storto la domenica, rispondete sempre nel cuore. Chi di voi la mattina fa la fatica di alzarci 5 minuti prima per dire le preghiere? Chi di voi la sera quando stiamo morti di sonno, pure io sto morti di sonno, certe sere che dico Signore mio guarda quest'ultima preghiera te la offro per la fede perché sto proprio a morirmi di sonno, sono distrutto, ma la faccio però, gli ultimi 5 minuti te li regà, è una fatica? Sono piccole cose, però dalle piccole cose si va alle grandi cose, allora se non fai un pochino di fatica purtroppo Gesù non lo incontrerai, bisogna dedicargli un po' di tempo e un po' di fatica e bisogna imparare anche a stare da soli e soli con Lui. Qui oggi quando ci raduniamo per l'Eucaristia siamo tutti insieme e va bene, ma tu devi imparare a stare un po' di tempo con Lui. Ultima cosa, perché soltanto in 3 e non in 12? Ci siete arrivati? Perché solo in 3 e non in 12? Perché non tutti e 12? Che significa questo particolare? Che ci sta dicendo il Vangelo? Perché 3 e non 12? Vediamo chi ci arriva. Come sta l'angelo custode tuo? Te la dà un'altra dritta? Perché 3 e non 12? Vediamo un po', non alzate le mani. Secondo voi, anche i grandi, facciamo un esempio di prima, non alzate la mano, ci vediamo nel cuore. Secondo voi, tutte le persone che stanno qui dentro, che già sono brave, sono venute a messa la domenica, che già è tanto, ma secondo voi, proprio tutti fanno sta fatica dei 5 minuti la mattina e la sera? Tutti o forse pochi? Che dite voi? A occhio. Speriamo tutti, ma è più probabile che sono pochi. Allora, attraverso questo particolare, il Vangelo sta dicendo Gesù vorrebbe farsi conoscere da tutti, però purtroppo quelli che se ne prendono pensiero e che fanno un po' di fatica sono pochi. E allora che succede? Rimangono a valle, mezza una vita, sembra un po' che ne è tutto sto granché, bruttarella, e si sono persi l'occasione di incontrare Gesù. Perché questo episodio, capite, per i grandi, collocato la seconda domenica di Quaresima? Perché in Quaresima la Chiesa ci dice prega un po' di più, fai qualche digiuno che ti fa bene pure alla linea, che hai capito, per chi c'ha qualche cosa, fai qualche opera buona, qualche opera di misericordia, qualche elemosina, perché così fai dei passi con cui ti avvicini a Gesù e puoi incontrarlo in maniera ancora nuova nella Pasqua che arriva. Ok? Questo è il messaggio di questa domenica. L'avete capito? No? Sì. L'avete capito? Sì. Tutti? Qualcuno non ha capito? Ok, domenica prossima facciamo un ripasso, Prima di arrivare alla terza facciamo un ripasso della seconda. I grandi hanno capito? I grandi hanno capito. Tutti? Oh, hanno capito? Ok, allora possiamo terminare. Siano lodati Gesù e Maria.